Ciao, sono Giovanni, benvenuto, bentornato nel mio canale. In questo video in cui ti porto la riparazione di un termometro digitale con igrometro che il mio figlio piccolino me l'ha fatto cadere e ovviamente me lo ha disintegrato. Si sono staccati i due cavi di collegamento alla batteria e sono venuti giù un po' di pezzettini e adesso cercheremo di ricomporre il tutto. Per fare ciò userò il mio stagnatore nuovo della Fimsi, che vi ho già parlato nel canale. Se non avete visto la recensione ve la lascio qui sopra nella scheda e ovviamente vi lascio anche il link per l'acquisto sotto in descrizione. Colleghiamo la USB-C, diamo il via, impostazione temperatura, gli ho dato 310 gradi. Intanto rimuoviamo il precedente stagno, vediamo se... Ok, visto che lavoriamo con lo stagno accendiamo anche la ventolina, giusto per aspirare quel po' di fumo di stagno e non ispirarlo tutto. Ok, adesso sostituisco anche i cavetti che c'erano all'interno con due nuovi. Quelli che erano all'interno erano corti e soprattutto troppo corti e piccolini, mettiamo qualcosa di un po' più lunghetto. Ok, terza mano che ci aiuta sempre. Ok, possiamo anche tagliarlo. Ok. Perfetto. Perfetto. Bene, peghiamo un po' le alette, ma soprattutto verifichiamo che il tutto funzioni. Batteria. Ok, è tornato a funzionare. Molto bene. Richiudiamo il tutto.
Mi preso una bella botta. Rimettiamo anche questo e abbiamo risistemato. Bene, vi lascio il link per l'acquisto di questo fantastico stagnatore della Finzi in descrizione, anche della ventolina per aspirare i fumi della stagnatura e ovviamente come sempre la terza mano che secondo me è indispensabile per questo tipo di lavoretti. Vi chiedo di lasciare un like al video se l'avete trovato utile per aiutarmi ovviamente a crescere e portarvi altri contenuti. Vi chiedo anche di fare l'iscrizione al canale se non l'avete già fatta. Se avete delle domande lasciatemele pure sotto nella sezione commenti, io rispondo sempre a tutti. Un saluto a Giovanni e ci vediamo al prossimo video. Ciao!